Ora fate pure la vostra domanda. Le domande le dovreste fare esattamente perché vorreste farle. Più volte ci avete fatto presente che non dovremmo fare domande che sono regolate dalla nostra curiosità. Ogni volta che facciamo domande noi chiediamo per sapere cose che ci riguardano qui e spesso ci avete detto che non è che ci interessa molto sapere come funzionano le altre cose. Le vostre domande seguono la vostra mente e molto spesso la vostra mente segue il vostro cammino attuale. E dunque nel domandare vi ritrovate a portare in superficie delle parti di voi che molto spesso trascurate e vi ritrovate ad analizzare le vostre domande come fossero delle entità al di fuori di voi che non vi appartengono. Ogni domanda è in realtà il seguito di quello che c'è scritto in ognuno di voi, perché voi vorreste conoscere ciò che ancora non credete di sapere, quello che credete essere distante da voi, e quella distanza la mettete perché non volete andare oltre la vostra convinzione personale, la vostra cultura in un certo senso. Allora, per abbandonare le vostre convinzioni, dovete seguire le vostre curiosità con un atteggiamento libero, con l'atteggiamento di chi affronta alcune tematiche per la prima volta, abbandonando quindi tutte le vecchie convinzioni, e questo non perché siano sbagliate o perché non vadano più bene, ma semplicemente perché ogni istante della vostra vita è diverso. E voi avete maturato delle nuove realtà e dunque siete pronti per ampliare i vostri discorsi. E ampliare non significa escludere o limitare, ma significa sempre aggiungere qualcosa in più. E da quello che aggiungete potete poi trarre delle nuove domande, intese come stimoli, degli stimoli che però non servono soltanto alla vostra mente per sentirsi gratificata, ma anche al vostro essere, per poter essere in pace con quella vostra mente che necessita attenzione nel senso spirituale e che va dunque placata e informata di ciò che sta avvenendo in voi. Questo è tanto più vero quanto in realtà altre volte ci avete anche confermato che voi siete a nostra disposizione anche per soddisfare delle curiosità, diciamo così, terrene. A questo proposito volevo chiedere, io ieri ho visto una trasmissione sui bambini Indaco e non ho ben compreso che cosa sembra che cosa siano questi bambini Indaco. Sembra che siano una nuova razza di umanità che si affaccia con il nuovo millennio. Così? E dunque hai ben compreso perché nella tua mente il concetto è chiaro e tutto ciò che credete di aver vissuto in maniera superficiale fino a questo momento è in realtà un qualcosa di sempre più attuale e più presente nelle vostre vite, qualcosa che vi raggiunge, vi viene incontro e che non guardate se non sono gli altri a parlarvene. Allora siete pronti ad essere voi stessi, presenti a voi stessi, nel momento in cui alcuni argomenti vi appartengono più di quello che credete. E la vostra mente è sempre lì pronta a dare delle definizioni, a chiudere in schemi, in cartelli, quello che appare ai vostri occhi. La vostra mente vuole definire per poter chiudere. Voi restate aperti e non chiudete, perché nessun argomento va chiuso e non c'è una definizione da dare. E potremmo dirvi che nessun bambino indaco è uguale a un altro,
perché non c'è una razza fatta tutta uguale, ma un'evoluzione che avviene in maniera spontanea nell'umanità e che dunque fa parte dell'esperienza umana, come natura vuole che sia. È un processo naturale a cui non sarà la mente dei più scettici a opporre il limite a questo processo.